tre ragazze a trazione integrale, hanno un look da urban SUV, ma in caso di necessità non hanno paura di sporcarsi le gomme. Eccole qui, le tre protagoniste del nostro confronto a tre di auto fuoristrada. Da un lato del ring la Volkswagen Tiguan, la reginetta del segmento. A fianco a lei la Mazda CX-5, un concentrato di stile, efficienza e tecnologia. E infine la più recente delle tre, la Honda CR-V giunta alla sua quarta generazione. Il servizio di auto fuoristrada parte da qui, una cava alle porte di Milano, luogo in cui metteremo a dura prova le piccole 4x4 del momento. Non c'è niente di meglio di un miscuglio di fango e ghiaccio per testare la motricità delle nostre tre piccole SUV. A dire il vero se la sono cavata tutte e tre egregiamente, ma adesso è ora di divertirsi ancora un po' e a tra poco con le considerazioni tecniche. La CX-5 della nostra prova è dotata di un motore Skyactiv da 2,2 litri e 150 cavalli di potenza. Quello che ci piace della Mazda è che nonostante non sia tra le più blasonate, riesce ad offrire tanta qualità a fronte di un prezzo più che ragionevole, 33.250 euro per l'allestimento Exceed. E un'altra cosa che ci piace molto, che voi non riuscite a vedere benissimo in questo momento probabilmente perché è ricoperta di fango, è sicuramente l'estetica, più originale se paragonata a quella delle sue due avversarie. Il motore della Mazda offre prestazioni brillanti soprattutto a medi bassi regimi ed è abbinato ad un cambio automatico sequenziale a 6 rapporti. L'assetto ha un'impostazione che predilige l'utilizzo stradale in realtà, perché le sospensioni sullo sconnesso si rivelano un filo rumorose. La tenuta di strada invece è ottima in tutte le circostanze, ma andiamo a scoprirla all'interno. L'interno della CX-5 è semplice, elegante e razionale, non ha nulla da invidiare a quello di una concorrente tedesca. Questo inserto in nero lucido contribuisce ad arricchire la vista d'insieme dell'abitacolo, la plancia è molto semplice e razionale e il navigatore funziona in maniera intuitiva. Tutto il sistema multimediale è controllabile tramite questo tasto e la silenziosità all'interno dell'abitacolo, quando il motore gira al minimo, è paragonabile a quello di un'auto di una categoria superiore. Ci sono tre elementi che abbiamo apprezzato particolarmente su quest'auto. Il primo è lo stereo Bose, veramente di ottima qualità. Il secondo è lo start and stop, che in questo caso si chiama iStop, reagisce simultaneamente non appena si rilascia il pedale del freno quando il cambio è in posizione drive. E il terzo sono i dispositivi di sicurezza, come il sistema che impedisce le collisioni a basse velocità e quello che invece tiene sotto controllo il punto cieco dell'auto. La nostra Tiguan ha allestimento Track and Style, che parte da 32.500 euro. Ha un motore 2000 da 140 cavalli ed ha naturalmente la configurazione a trazione integrale denominata 4Motion. Questa è una delle auto più vendute di questa categoria e si sa, squadra che vince non si cambia. La Tiguan si è fatta apprezzare grazie all'ottimo compromesso che rappresenta tra l'utilizzo stradale e la guida in off-road. Le sospensioni hanno un'impostazione un po' più morbida e sono eccezionali quando si tratta di affrontare delle sconnessioni. Il volante ha una buona reattività, però il posteriore si scompone un filo nel momento in cui si affrontano dei cambi di direzione piuttosto rapidi ad alte velocità. Ma vediamola com'è all'interno. Una volta saliti a bordo della Tiguan non ci può essere più alcun dubbio, siamo seduti su una Volkswagen. Qui la sobrietà e la raffinatezza regnano sovrane, complici anche il colore chiaro di questa pelle. Il navigatore è molto facile e intuitivo da utilizzare, è un touchscreen e sulla plancia non ci sono elementi particolari per i quali quest'auto si distingue dalle altre. Quello che ci piace però è questo tasto, pensate che vi basterà premerlo per far sì che l'auto parcheggi in autonomia. Se poi possiamo darvi un consiglio, considerate l'opzione di acquistare il cambio DSG a doppia frizione, decisamente più pratico da utilizzare rispetto al manuale a 6 marce di cui questa versione è dotata. Un'interessante particolarità di questo allestimento è l'angolo d'attacco, più ampio rispetto a quello di una normale Tiguan, 28 gradi anziché 18, il che permette di affrontare delle rampe più inclinate senza rovinare la carrozzeria. Come la Tiguan, la CR-V è un modello che storicamente ha sempre avuto un enorme successo. Questa è la sua quarta generazione e ha subito un vero e proprio bagno di tecnologia, rinnovata sia nell'estetica sia nella tecnica.
Questo allestimento della nostra prova è un Executive Advance che costa 43.500 euro. L'entry level però ha 4 ruote motrici, parte da 31.500, ma scopriamola dentro. La CRV è dotata di un motore da 2,2 litri e 150 cavalli di potenza. Il comportamento dinamico è ottimo, complice lo sterzo particolarmente preciso e le sospensioni che, pur essendo piuttosto morbide, una volta impostata la curva nessuno la scolla più dalla strada perché la tenuta è veramente eccezionale. La CRV della nostra prova è dotata di un cambio automatico sequenziale a 6 rapporti. È possibile impostare la modalità sport oppure sfruttare i pedal al volante, grazie ai quali ci si diverte addirittura alla guida di questa Honda. Oltre all'Adaptive Cruise Control, la CRV è dotata del Lane Departure Assist, quel sistema che fa delle piccole correzioni sul volante per mantenervi al centro della carreggiata nel momento in cui vi avvicinaste troppo alle strisce che la delimitano. Come potete vedere, è stato fatto un enorme sforzo per costruire gli interni di questa nuova Honda. La plancia ha un'impostazione piuttosto razionale, però bella e anche piacevole da toccare. Questo enorme tetto apribile invece conferisce una grande luminosità all'abitacolo. Il navigatore invece non è semplicissimo da usare, contrariamente a quello delle sue due avversarie. E a proposito di comfort e praticità, ecco una soluzione veramente intelligente per abbattere i sedili posteriori ed espandere il piano di carico in una sola e semplice mossa. In città concludiamo quella che è stata una splendida giornata in compagnia delle nostre tre SUV all'insegna del fango e dell'avventura. I dati di mercato dimostrano che il segmento è in continua crescita ed è l'unico, quello delle SUV e delle crossover, a prevalere su tutti gli altri. Ognuna di queste auto ha delle caratteristiche per le quali riesce a prevalere sull'altra e se siete curiosi di sapere chi tra la più nuova, l'Outsider e la Reginetta avrà la meglio sulle altre, vi diamo appuntamento in edicola con il numero di febbraio di Auto Fuoristrada.